Salve, sono Cristiano Traferri di Euromet e membro del consiglio direttivo di SIEC, nonché espositore dell'evento che si terrà il 16 ottobre qui a Milano. E uno dei maggiori target, delle mission che SIEC si propone è quello di dare una oggettiva certificazione agli operatori che sono gli attori principali del nostro mercato. Un vero e proprio, passatemi il termine, bollino certificatore che l'associazione dà al fine di qualificare e differenziare i professionisti dal resto. Ne beneficia, passatemi il termine, sia l'operatore stesso che il buyer, che il committente, insomma è un do-des mutuale, il quale creerebbe solo eccellenza nel mercato e qualifica vera e propria. Ultimo e non ultimo, il nostro obiettivo è quello di ovviamente coinvolgere tutti gli enti certificatori italiani preposti e anche, che non molti sanno, anche la commissione del Senato, c'è una commissione specifica per le professioni non riconosciute, appunto, per far sì che appunto queste professioni non riconosciute vengano poi riconosciute e certificate. E l'obiettivo, e speriamo di riuscirci, è di far intervenire proprio l'evento del 16 ottobre qui a Milano uno dei membri della Commissione del Senato per spiegare come funziona la Commissione e per dare manforte appunto al nostro progetto, che è appunto quello di qualificare finalmente in Italia questo tipo di settore. Abbiamo dato un vademecum all'Uni e siamo veramente a buon punto perché venga realizzato tutta questa lunga trafila, perché ormai è da parecchio tempo che l'abbiamo sottoposta e sembra che ormai siamo arrivati a buon punto appunto per dare quell'identikit, quel curriculum, quella serie di nozioni atte appunto a dare quel famoso bollino di cui parlavo prima, e chi meglio dell'Uni appunto come ente certificatore sia meglio preposto. Noi siamo coinvolti sempre perché, essendo produttori, siamo rimasti pressoché, se non gli soli, gli unici a produrre in Italia, creare, sviluppare in Italia tutte le soluzioni di mounting solution, supporti per audio, video, installazione. Quindi siamo, diciamo, un'azienda che occupa, che trasversalmente, tutte queste tipi di applicazioni, e indirettamente viviamo l'evoluzione sia dell'audio che del video che del suono. Pertanto parteciperemo in maniera più che convinta a questo tipo di evento, nella speranza appunto che venga percepito questo evento come un evento di cui ce n'è veramente bisogno. E ultimo non ultimo, anche sotto questo aspetto, perché no guardare anche al domani, cercando di creare un evento sempre più grande e sempre più riconosciuto a livello nazionale.